Non è un bel risultato da commentare al Pala Pallanuoto. La Rarinantes Bologna si è imposta con il punteggio di 6-5 sul Pescara Pallanuoto. Era lo scontro salvezza della Serie A1 femminile. Andamento a dir poco sorprendente. Un primo tempo di 1-0 a favore della squadra di Maurizio Gobbi, che ringraziamo, è qui al nostro fianco. Secondo tempo male, 0-4. Ancora male nel terzo, 0-1, e poi avete tentato il tutto per tutto, Maurizio, con un 4-1 finale, ma niente da fare. Sì, era un po' troppo tardi, sono quelle reazioni che vengono quando tutto è perso, ma la partita, come dicono chiaramente i parziali, l'abbiamo persa nel secondo tempo, anche nel terzo non riuscendo a combinare nulla. Dire che abbiamo sbagliato tutto è facilissimo oggi, perché veramente credo che sia stata la peggior partita, non nella mia gestione ma anche rispetto a quella precedente. Probabilmente non ho visto mai questa squadra giocare così male. È chiaro che quando arrivi a una partita dentro fuori, una squadra così giovane, composta in maniera così eterogenea all'ultimo momento, mostra tutti i suoi limiti proprio di mancanza di compattezza, e una giocatrice d'esperienza sarebbe servita molto in questi casi. Però può essere una giustificazione, ma la realtà è che gli avversari oggi hanno meritato di vincere. Manca tantissimo ancora, i numeri ci sarebbero, ma... Ma ripeto, se oggi sono venuti fuori questi limiti, se sono soltanto tattici, tecnici e fisici, si può rimediare. Ma siccome vedo anche qualche altro problema, ripeto, proprio di compattezza di squadra, che oggi doveva venire fuori e non è venuta fuori, e allora sono un po' più preoccupato per il proseguo del campionato.